Anche di avere delle presenze a livello mondiale. Volevo ringraziare anche gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione all'interno di Food, che ci hanno supportato in questi mesi di lavoro. Il quotidiano Il Disfari di Gaetano Di Meglio, l'emittente televisiva di Telerischia di Enrico Buono, Centro Elaborazione Dati Contabili Serada di Salvatore, e il MUD, ovviamente, Museo delle Culture di Milano. Intanto volevo ringraziare tutti, personalmente il mio presidente Bruno Mancini, e in capo a me adesso vi presento una carissima amica, collega e veramente una persona splendida, Maria Luisa Neri. Passo la parola a Maria Luisa. Grazie a tutti, anche io sono felice di vedervi in sala e volevo presentare le persone che sono qui sul palco e partirei appunto dalla mia carissima collega Paola Occhi, cantante, lei già si è presentata e si è definita appunto un'artista che io definisco di alto livello. Io sono Maria Luisa Neri, sono presidente dell'Associazione Arte del Suonare, che collabora con Dylan da diverso tempo. Mi sono cimentata anche nella scrittura, poi magari qualcosina leggerò anche di mio. Doveva esserci con noi Antonio Nicarini, ma ha avuto delle difficoltà, quindi purtroppo lo salutiamo soltanto, ma leggeremo qualcosa di lui anche.
il nostro presidente, carissimo Bruno Mancini, scrittore, e Dalila Boukhanfar, la scrittrice algerina, Minerva Petrarca, scrittrice. E invece tra il pubblico nominiamo senz'altro degli artisti che fanno parte dell'antologia per le note matite che presentiamo in anteprima quest'oggi, e abbiamo Patrizia Canola, la pittrice, che ha una sua immagine proprio nella copertina dell'antologia, e Lorenzo Milani, fotografo, Domenico Umbro, musicista e clarinettista, Alberto Pirardini, ancora un socio fondatore dell'associazione Vina, Angela Maria Liberi, scrittrice, Assunta Agnello, scrittrice, Stefano Degli Abbati, anche lui uno scrittore, in rappresentanza della casa editrice Il Sestante di Maria Pia Cianghi, e Gino Di Pietro, un operatore culturale egiziano, e Ugo De Angelis, uno scrittore. E quindi a questo punto direi di aprire i lavori passando la parola al nostro Bruno Mancini, che illustrerà appunto le attività dell'associazione Vina.